他被称为年轻版的布莱尔，意大利的奥巴马。他年仅39岁，成为意大利史上最年轻的总理。他在eBay上公开拍卖政府公车。他对中国投资情有独钟。面对经济低迷，意大利总理一年三度议员，他将如何带领国人走出经济迷局？新任意大利总理马泰奥伦吉首次到访中国，对话全球独家专访，敬请期待。所有的这些好奇或者疑问，我们都交给伦吉总理，他很快就到了。2014年2月22号，年仅39岁的马泰奥伦吉成为意大利史上最年轻的总理，也是欧盟国家中最年轻的政府首脑。作为意大利连续第三位未经选举产生的总理，从未当选过议员，也没有任何在中央政府任职经历的他，毫无疑问成了近年来欧洲政坛最受瞩目的新人。事实上，一年内意大利总理之位已经经历了三度历任。作为欧元区第三大经济体，意大利目前仍未摆脱欧债危机影响，持续低迷的经济、庞大的政府公债、接近历史高位的失业率，都是摆在这位新任总理面前的巨大挑战。此次伦齐总理首次出访中国并接受对话的独家专访，给了我们一个近距离了解这位政坛新星的机会。那么伦齐总理首次出访中国的目的是什么？他的这次中国之行又有哪些内容呢？你好，伦齐先生，欢迎你来到对话接受我的采访。我知道这是您上任总理之后的第一次正式的访华。其实呢，中国公众和意大利之间并不陌生，所以呢，在您来到我们现场之前，我们做了一个小小的调查。我们的调查问题就是，当你提到意大利这三个字的时候，你首先想到的是什么？你想知道他们做出了什么样的选择吗？你可以先猜猜看。Sicuramente l'Italia è la patria del football, è la patria del food, del cibo buono, è la patria della Ferrari, ma è la patria della cultura.Firenze, Roma, Venezia, è la patria della pizza, è la patria dell'alta tecnologia, sa che è anche la patria del vino, anche se in Cina non è molto diffuso il vino italiano, noi siamo i più grandi produttori al mondo di vino, pensiamo anche di essere i più bravi, ma questo non possiamo dirlo, lo vedremo. 到底总理先生答的对不对？我们现在来揭晓一下我们的调查结果，包括了您提到的意大利的美食、意大利的足球、意大利的美景啊、哦，当然还有浪漫的爱情故事哈。这是意大利的知名品牌 Prada， 这是大家熟悉的一部电影《教父》。有没有您觉得没有提到的，而是您又特别希望能够给中国的观众来介绍的？Mi piacerebbe aggiungere tante cose. Per esempio, io vorrei che l'Italia fosse sempre di più il posto dove gli studenti cinesi possono conoscere l'Europa. Le faccio un esempio. Quando ero sindaco di Firenze, nella precedente esperienza politica, io ho lavorato moltissimo perché l'università di Tongjin a Shanghai potesse aprire un campus, il più grande campus di studenti universitari cinesi in Europa, con 800 persone. E lo apriremo nel prossimo settembre. Perché?
perché credo che gli ambasciatori della bellezza devono essere gli studenti italiani che visitano la Cina e anche gli studenti cinesi che visitano l'Italia. E poi vorrei farle tanti altri esempi delle cose che l'Italia potrebbe offrire alla Cina e che sono nel nostro cuore, ma che adesso non le posso dire tutte insieme. Bisogna che veniate in Italia a vederlo e per questo abbiamo ridotto i visti, il tempo dei visti. Noi siamo il paese in Europa per cui è più semplice avere un visto. In 36 ore un cittadino cinese può avere il visto, la risposta positiva dell'ambasciata. 36 ore. Quindi chi vuole venire in Italia adesso ha tutte le condizioni per farlo. 所以这其实是您带到我们中国的一个好消息，对于中国的商务人士来说，他们申请意大利的签证可以缩短到36小时。听说这也是所有欧洲国家当中速度最快的一个签证了。那你希望这些中国人到意大利去，给意大利带来一些什么呢？ Io sono molto affascinato da tante cose del popolo cinese, sicuramente dalla cultura. Ieri quando ho camminato nella città proibita a Pechino ho sentito l'emozione meravigliosa a far battere il cuore. Sicuramente dalla capacità di essere grandi lavoratori capaci di realizzare grandi progetti. Qualche anno fa ho visitato Shanghai e Ningbo e ho visto quel ponte lungo 37 chilometri, capolavoro di ingegneria e di qualità realizzato molto velocemente. Ma dai cinesi dobbiamo imparare anche la volontà di tenere insieme un grandissimo passato, una civiltà millenaria, con la passione per il futuro. In questo senso Cina e Italia sono popoli fratelli, tutti noi abbiamo un grande passato, ma la vera sfida è costruire il futuro. Sa che c'è un italiano che si chiamava Marco Polo, che fu probabilmente il primo europeo a imparare la civiltà cinese e a riportarla in Europa. Marco Polo è vissuto qualche secolo fa, adesso vorrei che ci fossero dei Marco Polo che dall'Italia vanno in Cina e che dalla Cina vanno in Italia. 所以这其实是您带到我们中国的一个好消息。我们在网上呢也找到了一段视频，这是意大利人制作的一个视频，他们也可能在这个视频当中反映出了意大利的一些个性。Divertente, è uno dei video che gira nella rete e che fa molto, molto sorridere. In realtà credo che alcune cose siano drammaticamente vere. Gli italiani, per esempio, quando questo sul fumare adesso abbiamo smesso, gli italiani sono persone che hanno una grande fantasia e anche un po' di confusione nel DNA. Siamo talvolta un po' indisciplinati nelle regole, però questa particolarità del popolo italiano è quella che ha fatto la nostra fortuna. Noi abbiamo in questi anni sicuramente bisogno di cambiare alcune cose, per esempio la burocrazia adesso in Italia è molto più semplice, ma abbiamo anche voglia di mantenere viva la nostra passione. Ecco, l'Italia è un paese diverso dai soliti paesi che siete abituati a pensare. È un paese dove c'è emozione, divertimento, fascino, entusiasmo. Talvolta c'è anche un po' di confusione. Quindi, io credo che in questi due paesi ci sia bisogno di più dialogo, per avere più conoscenza, per renderci conto di più. 美食意大利、浪漫意大利、时尚意大利、足球意大利之外的很多内容，比如说还有人把意大利称作是欧洲的炼油厂，也有人说这是欧洲的一个中小企业的王国，因为你们高达98%的企业其实都是中小企业。刚才你也特别提到意大利的红酒的
出口量应该是世界上最大的，但是在中国，我们提到好的红酒，他们可能会想到别的国家，不一定第一个就会想到意大利。Lei domanda perché l'Italia non racconta se stessa così bene? Perché abbiamo quel carattere un po' indisciplinato che lei ricordava prima, il modo di raccontare l'Italia. E ci sono due strategie. La prima è quella del primo ministro. Io sono un primo ministro abbastanza giovane, espressione di un rinnovamento in Italia. Ecco, noi dobbiamo cambiare anche il modo con il quale il politico italiano racconta se stesso e racconta il suo paese. Però c'è un modo che funziona di più e meglio. È quello di chiedere ai cittadini degli altri paesi: venite a visitare la nostra terra, venite a vedere, a toccare con mano. Lei è stato a Roma e si è accorto di un vino che magari non pensava che ci fosse. Oggi il mercato del vino straniero in Cina è il 52% francese e il 6% italiano. Vorrei essere chiaro, il vino francese è buono, non ho problemi con il vino francese, ma le posso garantire che il vino italiano è uguale se non migliore. Perché in questi anni non siamo stati bravi? Bene, non mi interessa. Se lei però viene in Italia e sente il vino italiano, io sono convinto che lei si innamora di quel vino come ha raccontato adesso. Allora il mio invito è al popolo cinese a provare l'esperienza della visita in Italia e ai businessmen cinesi di non aver paura di venire in Italia, perché noi li accogliamo a braccia aperte. 您刚才特别强调，很希望更多的中国商人能够到意大利去。这次您到中国来，带了一个100人的企业家的队伍，媒体把它称之为一个豪华的阵容。实际上，我想在你的心里恐怕也有一个很豪华的愿望。这个愿望是什么呢？Il mio obiettivo è cambiare i numeri dell'interscambio. Oggi sono circa 33 miliardi di dollari. Ma l'Italia fa meno, perché il rapporto è 23 miliardi per la Cina e 10 per l'Italia. Noi dobbiamo fare di più. Come? Portando le nostre aziende a mostrare la bellezza dell'Italia e però anche chiedendo a delle aziende cinesi di venire nel nostro territorio. Per esempio, qualche giorno fa a Genova, che è una città del nord Italia, la città da cui Cristoforo Colombo partì per scoprire l'America, si chiama Genova, la città di Cristoforo Colombo. In quella città un gruppo importante cinese, Shanghai Electric, ha firmato un accordo per comprare un'azienda italiana che si occupa di energia, Ansaldo Energia. Bene, questo è un modo giusto di fare. Così come ci saranno imprenditori italiani che porteranno i marchi, lei prima mostrava Prada, o altri marchi della moda, del fashion, o anche semplicemente del design italiano, a investire in Cina. Il mio obiettivo è aumentare i numeri. Il mio obiettivo è che Italia e Cina siano come quell'albero che ho visto nel giardino imperiale nella città proibita. Ci sono due alberi, non lo sapevo, che sono stati messi accanto, fatti crescere accanto, e oggi hanno i rami intrecciati. Ma mi spiegavano i tecnici che hanno intrecciato anche le radici. Ecco, Italia e Cina possono lavorare di più e meglio insieme. Anche perché la sua trasmissione si chiama Dialogo. E quindi più dialogo di da due paesi, cosa c'è? Niente. Quindi il dialogo tra Italia e Cina. Gongqi, 可以说首访亚洲第一个国家就是选定中国啊，我觉得还是也主要是以经济合作为主，我认为它是一次经济之行吧。啊，这个中国现在是世界第二大经济体啊，绝大多数欧洲国家现在啊，他们的这个经济增长啊，主要是重心已经开始向新型经济体来转移，也就是和新型经济体的合作，成为拉动他们这些国家经济增长的重要的一个动力之一。意大利也不例外啊，隆奇很清楚看到了这一点啊。美国重返亚洲，意大利国家、欧洲国家也想重返亚洲，但他是主要是要看上经济利益，想搭上这个新型经济体亚太、中国、印度、印尼这些国家的快速增长这趟列车。实际上，很多的中国商人他们也在更早的时候就已经介入到中意之间的贸易往来当中了。不少的中国企业家告诉我们，他们现在
开始想要转到欧洲的其他国家去了，因为在意大利的这个企业税收实在太高了，高达31.7%，他们有点受不了。所以你觉得这会不会影响更多的中国企业家到意大利去投资去做生意？ Noi abbiamo un sistema di tassazione più alto di altri paesi e lo stiamo abbassando. Noi stiamo riducendo le tasse. Il mio governo nei primi 100 mesi ha già iniziato a ridurre le tasse del 10% alle imprese e il 10% della tassa che si chiama IRAP, che è una tassa sul lavoro, e abbiamo iniziato a aumentare il reddito medio dei cittadini, quindi abbassare le tasse alle famiglie. Quindi è vero, le tasse sono alte in Italia, le stiamo riducendo, ma abbiamo tasse alte anche perché abbiamo un sistema di welfare che è il più avanzato dell'Occidente. Cioè da noi l'attenzione che abbiamo alla cura della sanità, delle famiglie e alla cura dei nostri anziani è straordinariamente forte. Ora dobbiamo un po' ridurre le tasse, ma mantenere alta l'attenzione ai livelli sociali, perché questa è l'Italia. L'Italia è il paese nel quale sono nati i grandi pittori o i grandi letterati, però sono anche nate le prime associazioni, le prime fraternite, confraternite di persone che si mettevano insieme per dare una mano a chi aveva bisogno, il senso di comunità del nostro paese. 几乎在同一时间我们听到了两个消息，这两个消息都让我们心情有一些复杂。一个呢是很快我们中国商人的个人的商务签证它的时间就会缩短为36小时，这是办理的时间。另外呢，欧洲的央行也宣布进入到了一个负利率的时代，到底会不会对中国的出口企业造成更大的影响？到底能不能真正吸引到更多的中国有实力的企业？ Come pure le misure della Banca Centrale Europea sono importanti perché permettono di mettere liquidità nel sistema, di portare denaro nelle tasche degli imprenditori e delle famiglie. Però io credo che le condizioni del contesto del business siano importanti, ma quello che realmente è importante è la molla e l'occasione di profitto. E allora, siccome la molla che fa scattare è l'idea di stare in un paese che è unico al mondo, e questo vale per l'imprenditore italiano che viene in Cina e per l'imprenditore cinese che viene in Italia, perché i nostri paesi sono grandi realtà culturali uniche al mondo, ecco, siccome c'è questa occasione qua, io credo che noi dobbiamo ridurre le tasse, lo stiamo facendo, semplificare la burocrazia, lo stiamo facendo, poi però la palla tocca a chi ha voglia di avere coraggio e curiosità. Le caratteristiche di Marco Polo, coraggio e curiosità. Io credo che, per Longqi, se vogliamo utilizzare questa occasione per spingere l'Italia in crescita, non è possibile espandere il mercato cinese. 也就是希望中国多向意大利进口啊，这样的话对意大利说出口就是它经济增长的很大的一个驱动力啊。中意贸易应该说在十年内翻了两番，这是个好消息，但是对意大利觉得它亏了啊，它的逆差很大啊，所以对隆起来说它，那么对于这个意大利逆差你可以有两种态度，一种就是说我不从中国进口了啊，但这个不符合意大利老百姓的这个利益啊，因为从中国进口对他们很好啊，他要做的是要扩大意大利对中国的出口啊，这是他这次执行中如果要加强两国的经济合作的话最重要的一个事情要做。那么在这方面我觉得他可能就是考虑到这个希望中国开放更加打开市场，同时呢我想啊还有一个办法，就是说鼓励啊更多的中国企业到意大利去投资。其实有越来越多的中国的企业家已经开始了他们在意大利投资的步伐，比如说早些时间我们知道的中联重科收购了意大利非常著名的也非常大的一个混凝土的制造商。那如果说未来还有更多的中国企业愿意在意大利投资，你觉得什么样的领域对他们而言是有吸引力的？ Io credo in tanti settori. Abbiamo detto l'elettrico e l'energia, l'industria tradizionale
acciaio, metallurgia, l'innovazione tecnologica e l'investimento su internet. Per esempio oggi ho incontrato il fondatore di Alibaba, la possibilità di investire su come tenere pulite le città, le smart city, la sostenibilità ambientale. 您刚才提到了马云，我知道马云是在今年三月访问的意大利，您在意大利见了他。马云也是我们节目的老朋友，因为对话就是一个关注企业家群体，也被企业家群体关注的平台，所以在这个平台上会有非常多的中国企业家出现。您对中国企业家这个群体有着什么样的印象？ Io credo che ci siano persone molto interessanti e innovative, che hanno la capacità di inventare il futuro. Inventare il futuro non è facile come aspettare il futuro. Aspettare il futuro riesce a tutti. Ci mettiamo così, stiamo fermi e stiamo ad aspettare che arrivi domani. Invece uno che ha voglia di inventare il futuro è il vero imprenditore. È quello che non aspetta che il domani arrivi, lo costruisce. In Jack ho visto questo e in altri imprenditori cinesi che ho incontrato in vari settori. Ora a me non interessa qual è il settore del loro business. Io faccio politica e noi sappiamo che i politici devono essere lontano dalle esigenze di fare i soldi che hanno i businessmen. Però sono molto interessato a che il mio paese stia meglio, a che gli altri paesi stiano meglio. Allora un imprenditore che fa bene il suo lavoro aiuta tutti a stare meglio. Ho visto molti imprenditori cinesi che aiutano la Cina a stare meglio, vorrei che aiutassero anche il nostro paese. Per questo sarà molto interessante l'appuntamento dell'Expo del 2015, dopo Shanghai, Milano. 在意大利的这个企业税收实在太高了。Ma abbiamo tasse alte anche perché abbiamo un sistema di welfare che è il più avanzato dell'Occidente。如果是你回到意大利之后，你会怀念中国的什么 ？Beh, intanto mi manca l'energia che viene da questo dal vostro popolo così dinamico。那以后你还会拿出政府的什么东西去拍卖吗 ？No, soltanto sulle auto blu perché。稍后请继续关注对话。他被称为年轻版的布莱尔，意大利的奥巴马。他年仅39岁，成为意大利史上最年轻的总理。他在eBay上公开拍卖政府公车。他对中国投资情有独钟。面对经济低迷，意大利总理一年三度一人。他将如何带领国人走出经济逆局？新任意大利总理马泰奥·伦齐首次造访中国。对话全球独家专访，敬请期待。意大利是著名的时尚之都，所以呢，出现在公众场合的伦齐总理，无论是一身的潮牌，或者是经典的西服，他们做精心的选择，甚至呢，在百忙当中，他还会出现在米兰时装周的秀场，坐在第一排看秀。所有的这一切，都是希望透过自己的表现，来彰显意大利时尚之都的特别魅力。其实除了时尚，在伦齐总理的身上，你还可以看到年轻和活力这两个特别明显的标志。美国的《时代周刊》曾经这样评价他，说他是年轻版的布莱尔，说他是意大利的奥巴马。其实看你的这个成长的履历，很多人觉得你创造了非常多的第一啊，很年轻的时候29岁就当了省长，然后39岁的时候成为了意大利历史上最年轻的一位总理。我问到他们对您的印象是什么，我们也请我们欧洲的记者专门记录下了这一切，我们来看一看。Mi piace。Renzi è un bel punto di partenza, speriamo che ce la faccia nonostante il vento contrario. Pietro, c'è una maggiore fiducia in generale, quindi più che altro speriamo che riesca a risolvere, a ridurre un po' la disoccupazione. Però sicuramente è il più giovane che abbiamo avuto, quindi speriamo che abbia un po' di grinta. Io spero ce la faccia, perché l'Italia è un po' tutta da ricostruire. No, I'm not surprised also because I knew Mr. Renzi for many years. He was a very brilliant people many years ago,
and in the last 3-4 years happened many things in our country. Maybe in the last years the news about Italy was very bad, and for many reasons Mr. Renzi arrived in this position. It's a young people, but with a long experience in the political arena, and it represents the new moment for our country. And then one demonstration is the strong participation of many entrepreneurs in this mission that follow Mr. Renzi in China for this important mission. 看得出来，所有的人对你的评价或者说是期待都非常的高。作为意大利历史上最年轻的一位总理，你觉得年龄对你来说是一个优势，还是你推动各项政治改革的一个障碍呢？ Oggi è un vantaggio. Oggi l'Italia, dopo tanto tempo in cui è rimasta ferma, ha bisogno di correre. È per questo che ha scelto un presidente del Consiglio molto giovane. Io credo che la vera età non sia nel documento anagrafico o di identità, la vera età sia nel cuore. Si può essere giovani a 80 anni e si può essere vecchi a 20 anni. Io so che in questo momento ho una grande possibilità, servire il mio paese, servire il popolo del mio paese. E non c'è cosa più bella di poter dare una mano al popolo. Poi in futuro farò altre cose, ma adesso in questi anni io voglio mettere tutto me stesso perché l'Italia si apra al mondo, perché l'Italia accolga il mondo, e in questo senso ecco perché ho scelto subito di venire in Cina. 当你一次又一次提到改革这个词汇的时候，我知道这可能成为了你工作当中非常重要的一个内容。由此我也想到，在今年的4月份，你接受美国的《时代周刊》采访的时候， 其实用了一个词来描述你所面对的意大利，你说意大利是一个特别不正常的国家。其实我知道这句话的背后指的是他长期以来的这个官僚气非常的重。这是在eBay页面上的一个截图，这是我们的伦琪总理在上任之后推进的政务工作改革当中的一项，他把公车拿到eBay上去做了拍卖。当时你的这个举动有没有引起过反弹？ Un po' sì, perché da noi ci sono sempre polemiche, ma è il bello della vita. Io ho pensato che ci fossero troppe auto per i dirigenti, per i politici. Allora abbiamo tolto delle macchine ai politici e abbiamo detto: chi vuole comprarle tra i cittadini le può comprare a un prezzo scontato. Abbiamo fatto delle aste su eBay. Quando arriva Jack in Italia mettiamo anche su Alibaba. 这次拍卖我知道一共拍卖了15,000辆的公车，那就意味着很多人的利益可能会受到了损害，他们会不会起来反对你？ Saranno un po' meno di 15,000, però in ogni caso sì, bisogna anche toccare gli interessi. L'Italia negli ultimi 10 anni ha attraversato un momento di crisi economica, ha smesso di crescere, ha avuto delle performance economiche negative, quindi non va bene così, quindi dobbiamo cambiare. E per cambiare devono dare l'esempio tutti, anche quelli che stanno in cima, anzi, soprattutto quelli che stanno in cima. Non si può chiedere soltanto sacrifici agli altri. Per questo in Italia abbiamo iniziato a cambiare le regole del gioco, e i sacrifici li fanno tutti. E io sono molto confidente e ottimista, perché secondo me possiamo farcela e ce la faremo. 拍卖的价格您还满意吗? 这样的一辆公车每一辆能卖出多少钱啊大概? Dipende se è utilizzata. Dopo che ci sono stati sopra i politici non vale molto, perché hanno fatto tanti di quei chilometri che comunque alla fine i prezzi sono soddisfacenti. 那以后你还会拿出政府的什么东西去拍卖吗? 比如说过多的电脑或者是其他的东西? No, soltanto sulle auto blu, perché sono diventate un simbolo eccessivo del potere. Noi con questa asta non facciamo soldi, tanti soldi, diamo un segnale ai cittadini, è un concetto molto diverso. I soldi non li fai vendendo le auto, i soldi lo fai dimostrando che i politici devono stare più attenti.
效果达到了吗？ Sul budget delle auto sì, ma è un piccolo budget rispetto a quello che stiamo facendo. Noi stiamo rivoluzionando il paese e i risultati sono perfetti per il momento. Poi vediamo, il futuro è sempre tutto da scrivere. 在拍卖了公车之后，大家看到有的时候他们的总理是开着自己的小车上班，有的时候是骑着自行车上班。骑自行车是一个很好的运动，对您来说更好，因为我发现有意外惊喜在骑自行车的时候等待着你。这是下了自行车之后伦奇先生的一次意外收获，什么呢？你记得这个情节对不对？在街上居然捡到了一张20欧元的纸币，哇，这是特别的安排还是你的运气真的就这么好？No, no, è stato tutto un colpo di fortuna, ma ce lo siamo andati a prendere una bevuta al bar con i giornalisti, perché è stato talmente divertente. 20 euro non sono niente. Siamo andati in un bar e ci siamo messi a bere con gli amici perché è un atto di fortuna. Non, per questi 20 euro siamo rimasti davvero molto sorpresi. Ma io so che nel tuo cuore, la più grande non è 20 euro, ma è 能够捡到更多的钱，因为你在事后接受记者采访的时候说，其实我很遗憾，我没捡到政府的预算。Io voglio cambiare l'Europa perché è l'Europa che decide i budget. E noi pensiamo che l'Europa sia una cosa straordinaria. Le faccio un esempio. Mio nonno andava in Europa per fare la guerra. Mio nonno è andato a fare la guerra in Francia e poi in Grecia. Dunque l'Europa per mio nonno era il luogo nel quale si moriva, si faceva la guerra per difendere l'Italia. Poi è arrivata mia mamma e ha visto un primo momento di pace. L'Europa non era più il luogo della guerra, era il luogo della integrazione, della stabilità. Per mio figlio non esiste la guerra in Europa, l'unica guerra è nella Champions League. Quando si parla di calcio, quando si deve giocare contro il Real Madrid o il Paris Saint-Germain o il Chelsea o il Bayern Monaco. Perché? Perché il mondo è cambiato. L'Europa è questo grande sogno che è diventato realtà. Nell'ultimo periodo l'Europa è stata però un po' troppo attenta solo alle questioni economiche. E allora noi dobbiamo spendere i soldi che abbiamo in Italia, non 20 euro. 200 miliardi di euro che sono pronti ad essere investiti dal governo per cambiare le infrastrutture, ma per farlo abbiamo bisogno che l'Europa sia più aperta. Ecco perché. Sì, l'Italia innanzitutto si deve salvare da sé. Renzi può fare molto. Renzi è stato scelto come nuovo primo ministro perché le elezioni politiche dell'anno scorso hanno reso evidente che gli italiani avevano una forte sfiducia nella classe politica precedente, non solo per l'alto grado di corruzione, ma anche perché troppe posizioni di rendita di politici dell'establishment, di partiti che non riuscivano a rinnovarsi, avevano senz'altro costituito un freno per l'economia e per la società italiana. Quindi Renzi si è presentato come un rinnovatore perché non era compromesso con la gestione della vita politica degli anni e direi dei decenni precedenti, e quindi anche rispetto ai suoi predecessori Monti e Letta ha potuto godere immediatamente della fiducia degli italiani. Nei prossimi 6 mesi, quando l'Italia sarà la presidente di turno dell'Unione Europea, noi cercheremo di spendere più soldi per il nostro popolo e di aprirsi di più ai mercati globali, a partire da quello cinese. Ma per realizzare questo obiettivo non è così facile, perché abbiamo visto che anche le agenzie internazionali, le agenzie di rating e gli investitori internazionali, non hanno fiducia nell'Italia di sviluppo economico. Lei, come presidente, Non ha paura dell'Italia di sviluppo lento? La parte più dura è finita, quindi no, non sono preoccupato. Sto attento, sono prudente. Non voglio, si dice in Italia, fare il passo più lungo della gamba, che significa non voglio esagerare, ma la situazione in Italia oggi è assolutamente sotto controllo. 3-4 anni fa, 2 anni fa abbiamo rischiato, perché l'Italia ha un debito pubblico troppo alto. Adesso tutto è sotto controllo, adesso bisogna mettersi a correre. È come un
atleta che è guarito. Correva la maratona molto bene, poi si è fatto male, è stato fermo per qualche mese, adesso si è rialzato. Stiamo facendo i primi allenamenti, tra qualche mese torneremo a correre. Matteo Renzi secured a resounding victory in last month's EU elections on a platform to push economic and institutional reforms in Rome and promote his pro-growth agenda in Brussels. More than 40.8% of Italian voters cast ballots for Renzi's center-left Democratic Party. It was the biggest ever electoral victory by an Italian center-left party. The new Italian prime minister immediately pressed for a change in the policies that have dominated the EU's response to the Eurozone debt crisis since it flared up in 2010. But in the long term, he's pushing for major reforms of the economy that we think could matter. Far more importantly, he's pushing for reforms of the political system. He's trying to abolish the Senate. Italy has a bicameral legislature, and it's very difficult to get anything done in Italy. And so he's trying to actually reform the political system, so not now, but over the next couple of decades, the government has the power and capacity to actually reform a lot of the aspects of the economy that's been holding it back. Past Italian governments have a poor record in implementing reform promises, but Renzi said on Wednesday the European elections had shown Italians back him, and he was determined to pursue reforms despite political resistance. Italy has a debt problem, but it also has a growth problem. And if it was to start to grow, that would probably have a bigger impact to me on reducing debt than further cuts. More importantly, if he can get the institutional reforms that he's looking for, he can actually grow the revenue side rather than cut the spending side. U.S. President Barack Obama had words of high praise for Italy's new prime minister when he visited Rome last month. Here's what Obama had to say on the austerity debate. As far as Europe as a whole, I do think that the old debate about growth versus austerity is a sterile debate. I think you need to have your public finances in order, but you also have to grow. And the more you grow, the easier it is to get your public finances in order. There are different capacities within Europe, and I've said before, and I will repeat again, that those countries that have substantial surpluses have more room to help boost European-wide demand, and that in turn will help countries that are still in deficit. That will lift Europe as a whole, and that means that everybody's growing.对于每一个意大利的领导者来说，拉动意大利的经济恐怕都是一个难题。所以曾经有的记者传出过你的心声，说疯子才想要当意大利的领导者。但是您现在成为了这个领导者，您为什么愿意去做这个疯子呢？愿意去面对这么多的难题呢？会担心意大利经济的缓慢的增长吗？ La parte più dura è finita, quindi no, non sono preoccupato. Sto attento. 疯子才想要当意大利的领导者，您为什么愿意去做这个疯子呢？ Forse perché sono un po' matto. 如果您上场的话，你会踢哪一个的位置？ Sono un po' ingrassato. Sono un po' troppo fermo. Gioco centrocampista. 稍后请继续关注对话。他被称为年轻版的布莱尔，意大利的奥巴马。他年仅39岁，成为意大利史上最年轻的总理。他在eBay上公开拍卖政府公车。他对中国投资情有独钟。面对经济低迷，意大利总理一年三度离任。他将如何带领国人走出经济迷局？新任意大利总理马泰奥·伦奇首次到访中国，对话全球独家专访，敬请期待。曾经有的记者传出过你的心声，说疯子才想要当意大利的领导者。
但是您现在成为了这个领导者，您为什么愿意去做这个疯子呢？愿意去面对这么多的难题呢？ Forse perché sono un po' matto, però in realtà perché credo molto nelle possibilità dell'Italia. Io vedo tante aziende italiane che hanno una straordinaria capacità, che hanno una straordinaria tecnologia, che magari però non si aprono al mondo, sono bravi, ma non sono curiosi, non si preoccupano di quello che accade oltre il proprio naso. E invece noi possiamo far vedere che se l'Italia scommette sul mondo e sulla globalizzazione, non è da matti guidare l'Italia, è una ghiotta opportunità. 龙旗呢，就是实际上是意大利，他们叫共和国历史上最年轻的一位总理，39岁，是吧？那么这样一个人，一定程度上是有点传奇色彩啊。他一路上主要是大刀阔斧的搞改革啊。当时候他实际上是在党内把这个他的前任雷卡给拉下去的，他也不是选举上来的。然后他取而代之成为总理，这是要有政治勇气的啊。其实这个事情在他们党内也有争议的，国内也有争议的，但他自己认为就是说。有政治有时候需要要冒一定的冒险的啊，我觉得他是一个改革敢做敢为的这么一个人。他实际上啊，一方面是要治理这个意大利的吏治啊，就是这个整个这行政制度啊，他要改革。比如他自己就讲，他经常说这么一句话，他说我们意大利这么一个国家，我们的议员比美国的国会议员人数还多，他这不合理啊。这个所以他要改革这些东西。另外一点呢，他就是觉得意大利劳动力市场这个太僵化啊，一个企业主要解雇一个人太难了，这个束缚了整个经济的这个发展啊。从他上台这个短短四个月吧，你可以看出来他在这些方面已经这个下手了。我知道你也在很多的公开场合都提到希望能够改变意大利的政府公共管理方面的很多的游戏规则，所以在你上任的100天的时间里推出了一系列的改革的措施。你看3月份劳动力市场的改革，4月份公共行政的改革，5月份税制的改革等等。但是我的担心是3个月的政治蜜月期能不能撼动30年来他所固有的这样的一个传统的模式。 Beh, per iniziare sì, è naturale, quando si prova questo pacchetto di riforme è sempre molto difficile avere la certezza di farcela, però uno ci deve credere. Parlando con il vostro primo ministro mi ha fatto l'elenco delle 330 riforme che sono previste in Cina, 80 entro l'anno. Bene, anche noi dobbiamo fare una cosa simile. È come la bicicletta. I paesi sono come la bicicletta, i paesi ricchi di storia sono come le biciclette. Stanno in equilibrio soltanto se corrono. Se la bicicletta si ferma, cade. Nessuno riesce a stare fermo con la bicicletta in equilibrio, a parte i grandi prestigiatori. 没错，真正要运转起来呢，这可能是你未来工作当中的一个重中之重。接下来我们谈一个轻松的话题。这些天呢，大家都在看世界杯的足球比赛，意大利也是一支强队。您喜欢哪一个球员？如果您上场的话，你会踢哪一个位置？Allora, io gioco molto a calcio, anche se da quando sono diventato primo ministro sono un po' ingrassato e sono un po' troppo fermo. Gioco centrocampista, quindi gioco in mezzo al campo. Sa qual è il mio calciatore preferito dell'Italia? Forse adesso la stupisco. Il mio calciatore preferito è Cesare Prandelli, che è l'allenatore. Prandelli è una persona molto seria, molto brava, è un bravissimo allenatore, però è anche una bravissima persona. E io credo che il compito del Presidente del Consiglio in Italia non sia quello di essere il goleador, non sia di essere Mario Balotelli e non sia nemmeno di essere Buffon, il portiere. Il compito del Presidente del Consiglio è di essere l'allenatore che mette in campo la squadra giusta, che dà le motivazioni per farcela. Poi le dico, questo mondiale per l'Italia è un po' difficile.
Non c'è un grandissimo entusiasmo, però tutte le volte in cui l'Italia non ha avuto grande entusiasmo all'inizio dei mondiali, beh, abbiamo sempre vinto noi. Quindi, con tutti i gesti scaramantici, io spero che questo mondiale segni una bella sorpresina dell'Italia. E per sicurezza, nei giorni della finale, io mi sono tenuto l'agenda libera. Hai visto mai che io abbia la possibilità di andare a Rio de Janeiro per la finale a fare il tifo per l'Italia? Chi lo sa? È difficile, però io ci credo. Ci credo perché l'Italia dà il meglio di sé nelle difficoltà. Un po' come l'economia. Quando le cose non vanno bene, l'Italia riesce a tirar fuori l'energia. È successo così, lei ricorderà, nel 2006, quando abbiamo vinto i mondiali in Germania, ed è successo così, io ero molto piccolo, avevo 7 anni, in Spagna, quando abbiamo vinto i mondiali nell'82. In ogni caso, io spero presto che qualche squadra italiana riprenda adesso, in questo periodo estivo, le tournée in Cina, qualcuno la fa. 其实这次在意大利我看到来来往往的巴士上做了很多世界杯的广告，意大利人的热情和他们的信心在这样的广告当中也一展无遗。他们说要让意大利的蓝色走向世界，这可能是他们对于足球的一份信心和愿望。您作为意大利的总理，有信心带着意大利的经济也走向世界吗？ Sì, perché oggi funziona così. Oggi l'Italia è un po' come un insieme di bravissimi giocatori che però qualche volta non si passano il pallone, che giocano da soli, che pensano di far gol senza giocare di squadra. Se riusciamo a dire a questi bravi giocatori: ehi, il pallone va passato, giochiamo in modo più intelligente, sa che io penso che noi possiamo vincere anche il campionato mondiale economico, però dobbiamo vincerlo insieme, non contro gli altri. Questa è la differenza dell'economia. L'economia è una sfida win-win. Io sono convinto che la partnership tra Cina e Italia, che ieri abbiamo siglato 10 anni dopo, anche per il futuro, è una partnership in cui si può vincere insieme. 他被称为年轻版的布莱尔，意大利的奥巴马。他年仅39岁，成为意大利史上最年轻的总理。 他在伊贝上公开拍卖政府公车，他对中国投资情有独钟。面对经济低迷，意大利总理一年三度一人，他将如何带领国人走出经济迷局？新任意大利总理马泰奥伦奇首次造访中国，对话全球独家专访，敬请期待。 非常谢谢您接受我的采访，谢谢您让我们的对话观众通过这样的一次专访了解到更真实的一个意大利。 Grazie di cuore e vi aspetto in Italia. Magari a quel punto mangiamo un po' di pizza buona e di vino di quelli giusti. 在一个小时的对话当中，毫无疑问，伦琪总理最希望让大家感受到的是他重振意大利经济的这个决心。他不仅通过自己的语言，甚至也通过自己的手势、笑容和眼神，在呈现着这一切。 伦琪总理告诉我，他相信自己的这一届政府一定可以执政到2018年，在未来的10年呢，意大利一定会重新成为欧洲的火车头。这次我们等待着历史的答案。